Il dottor Carlo Scibetta, sindaco di Palazzuola Grete, eletto in una lista civica, ci spiega cosa accade in provincia di Siracusa con la privatizzazione dell'acqua, nonostante il referendum. Allora, premetto che in questa provincia nel 2002 è stato costituito il consorzio provinciale dell'acqua, che si chiama Consorzio Ato Idrico 8. Questo comune ed altri che non cito, ma questo comune nel 2002 fu commissariato proprio per aderire in maniera coatta, quindi in maniera obbligata, a detto consorzio. Il consorzio dal 2002 al 2008 ha esperito una serie di procedure di gara che alla fine hanno portato a individuare un gestore privato, quindi diciamo l'allora assemblea dei sindaci decise per l'esternalizzazione del servizio. L'esternalizzazione del servizio portò quindi a fare questa gara e il gestore che fu individuato tramite gara oggi si chiama SEOTO, allora si chiamava Sogea Siato Idrico e non è altro che un raggruppamento temporaneo di imprese che diciamo, comprende la Sogeassen di Siracusa e la Sacegaven di Milano. Oggi il consorzio per il tramite del gestore 6-8 gestisce gli impianti di 6 municipalità di questa provincia. Per le altre municipalità invece si è in attesa di consegna degli impianti, così come richiesto ultimamente dal consorzio stesso per il tramite del proprio commissario. Perché del commissariamento? In realtà i comuni non abbiamo voluto consegnare, in particolar modo il comune di Palazzuola Grete non ha voluto consegnare, perché ritiene che un impianto così complesso e comunque un sistema così complesso riguardante il servizio idrico integrato, intanto non può essere consegnato senza una preventiva verbalizzazione dello stato di consistenza dell'intero servizio. Cosa voglio dire? Voglio dire che effettivamente è importante fare una fotografia dello stato attuale in cui gli impianti vengono consegnati. Un'altra motivazione perché non abbiamo voluto consegnare è perché effettivamente non si è mai chiarito, nonostante le lettere scritte e le formalizzazioni di questo ente nei confronti del consorzio, quella che è il destino del personale che è impegnato da decenni nell'ambito del servizio idrico integrato. Un'altra motivazione della mancata consegna da parte di questo comune è legata al fatto che questo è un ente, è comunque una municipalità dove la rete idrica è stata rifatta quasi per intero con soldi anche a carico dell'ente, con mutui che furono contratti a suo tempo dall'ente, e quindi l'intero servizio viene gestito con criteri di efficienza, efficacia ed economicità. Questa efficienza, efficacia ed economicità ci porta ad avere acqua nelle nostre case per 24 ore su 24, ma soprattutto ci porta ad avere tariffe che sono notevolmente più basse rispetto alla tariffa provinciale approvata dal consorzio e fatturata ai cittadini utenti delle municipalità già gestite dal consorzio. E quindi, dunque, tornando allo stato degli impianti, gli impianti e la rete idrica di Palazzuola è buona. E quando ci ricava il comune dall'acqua? Noi ne fatturiamo complessivamente sui 700.000 euro. Sui 700.000 euro. E quanto riceverà il comune quando passerà il servizio idrico passerà a 6-8? Niente, neanche un euro. Neanche un euro? Non è stato specificato niente? Non passerà, non verrà riconosciuto neanche un euro all'ente. E quindi questi soldi a chi vanno? Sostanzialmente il gestore dovrebbe pagare un canone annuale al consorzio adoidrico.
Quindi un eventuale il canone andrà al consorzio adriatico. Però non è detto che venga suddiviso per i comuni partecipanti. No, no, non è prevista nessuna suddivisione. L'ato idrico, il consorzio, dovrebbe poi stabilire nel tempo, oltre che mantenere la struttura con questo canone, dovrebbe poi in effetti stabilire nel tempo quelle che possono essere le eventuali necessità di interventi di manutenzione straordinaria sulle reti idriche. Quindi ora il Presidente della Regione ha nominato un commissario al lato idrico per continuare la procedura di acquisizione degli impianti sostanzialmente e per far funzionare questo lato idrico. Che garanzia ha dato il commissario riguardo ai posti di lavoro? Non ha dato alcuna garanzia, nel senso che se parliamo, perché attualmente siamo di fronte a due commissariamenti, il commissariamento del consorzio ato idrico, che è stato commissariato sia diciamo così, come consiglio di gestione e sia come presidenza del consorzio. Nella Quindi, stessa persona? nella stessa persona sostanzialmente hanno fatto confluire questi poteri. Quindi l'attuale commissario del consorzio ha sostituito il consiglio di gestione e ha sostituito anche il presidente diciamo, del E consorzio. questo commissario vuole l'impianto. E questo commissario con una missiva, intanto ha adottato due deliberazioni con le quali va a revocare quelle che erano le determinazioni dell'Assemblea dei Sindaci di revocare il contratto e soprattutto con una missiva ha chiesto ai comuni che non hanno ancora provveduto di consegnare gli impianti pena ricorso alla giustizia anche civile nei confronti dei singoli sindaci. Però riguardo ai posti di lavoro non ha dato garanzie. Non ha dato garanzie e non ne ha fatto neanche cenno. E che garanzie ha dato rispetto alla tariffa per i cittadini? Che non ne ha fatto cenno, ma in ogni caso sappiamo che i cittadini, una volta se gli impianti passeranno e noi ci opporremo a questo, i cittadini dovranno pagare la tariffa stabilita dal consorzio Ma vuole a gli livello impianti. provinciale, Ma ma vuole vuole gli gli impianti. impianti. E che garanzia ha dato rispetto alla qualità del servizio? Nessuna garanzia, perché sostanzialmente, tra l'altro, nel caso nostro già la qualità del servizio c'è, però Però vuole gli impianti lo stesso. vuole gli impianti. C'è una sentenza del CGA che annulla la delibera alla base del contratto 6-8. Ci sono i sindaci e i consigli comunali di 14 comuni che non vogliono stare in 6-8. C'è un referendum nazionale contro la privatizzazione dell'acqua, in cui si sono espressi i cittadini di Palazzolo, della provincia di Siracusa e dell'Italia a larghissima maggioranza. Ma il commissario, nella sua delibera, afferma che il contratto che impone la consegna degli impianti resta efficace, per usare le sue parole, per rispetto di esigenze imperative connesse ad un interesse generale. Di quale interesse generale stiamo parlando, se non è quello espresso dai cittadini? Il commissario ritengo che voglia dire che esiste un consorzio e quindi come tale bisogna tenerne conto. Quello che non condivido da parte del commissario è che effettivamente c'è stato un referendum e i cittadini si sono espressi in un certo modo. C'è una sentenza del CGA che ci dà ragione nell'avere dei dubbi sull'attuale efficacia del contratto. E non vuole aspettare i termini in cui il CGA chiarisca che questo contratto non è decaduto. Secondo noi e secondo me personalmente il commissario non fa altro che fare gli interessi del consorzio senza curare quelli che sono gli interessi delle singole comunità. Dicono che il consorzio sia pubblico, lo dimostra il fatto che esiste un'assemblea di sindaci dei comuni consorziati. Tuttavia il commissario ha annullato le delibere dell'assemblea, quindi alla fine i sindaci non contano nulla. Beh, di fatto è così perché il commissario ha ricevuto anche il potere di gestire la quota della provincia, che è una quota rilevante,
e come tale tante volte mettendosi d'accordo con alcune municipalità le più grosse prende le decisioni senza tenere conto delle municipalità più piccole, in questo caso delle municipalità che non abbiamo consegnato gli impianti. Il pubblico e il territorio da chi è rappresentato allora? Da un commissario nominato da Palermo? Sostanzialmente sì, è il commissario che vorrebbe prendere le decisioni al posto dei sindaci, è come se i sindaci non fossimo stati democraticamente eletti dai cittadini. Mi può fare un esempio di delibera dei sindaci che è stata annullata dal commissario? Il commissario in effetti ha annullato diverse nostre decisioni o diversi nostri indirizzi al consiglio di gestione. Fra questi, quello più importante è il mandato conferito agli uffici del consorzio di predisporre gli atti per la rescissione in danno del gestore dell'attuale contratto. Un'ultima cosa, quanto costerà al comune di Palazzolo il commissario ad acta per questo atto non conforme alla volontà popolare? Dipenderà da quante volte il commissario ad acta penserà di venire per poter formalizzare il passaggio di questi impianti, ma sicuramente ad ogni emissione inciderà dai 200-300 euro, quindi se decide di venire 3-4 volte sostanzialmente i conti sono fatti, ma si potrebbe avere un costo di 1000-1500 euro per sostenere sostanzialmente questa che noi riteniamo una stupida. Per fare una cosa che i cittadini non vogliono. Per fare una cosa che i cittadini non vogliono e lo hanno chiaramente detto partecipando al referendum e comunque lo continuo a ripetere anche informalmente al sindaco e diciamo agli uffici del comune. Cosa si sente di dire ai cittadini di Palazzolo e a quelli che vedranno questo video? Sento di intanto di informarli che quello che sta succedendo effettivamente molto probabilmente non è stato ben compreso da tanti altri cittadini, quindi chiedo loro di farsi portavoce di quello che sta avvenendo in questi giorni con il commissariamento degli enti e quindi in termini diciamo così di forme coattive di passaggio degli impianti dal comune al consorzio, e mi sento pure di dire loro che è arrivato il momento di dire no e comunque di opporsi a queste forme diciamo di gestione di quelle che sono gli interessi pubblici, gli interessi di un'intera collettività, nelle forme più pacifiche possibile, perché qui nessuno pensa di fare manifestazioni piuttosto turbolente, ma manifestazioni pacifiche è importante farle, e già i sindaci stiamo pensando, con l'aiuto ovviamente di quelle che sono e che saranno tutte, che sono da tutte le forze sociali, a organizzare un momento di diciamo così, protesta pacifica, possibilmente nel capoluogo di provincia e perché no anche nel capoluogo regionale.